Allora, buongiorno, naturalmente benvenuti. La sede è stata per tutti noi una conquista importante, perché la Lega è sempre, da sempre, è un soggetto politico che si ha ancora sul territorio. C'era bisogno di avere un punto fisico dove incontrarci con i romani, e l'abbiamo scelto strategicamente che fosse facilmente raggiungibile da tutti, appena fuori dalla ZTL, insomma tutte queste cose che chi è di qui lo sa molto bene, ma anche abbastanza vicino per poter interagire con il centro. Crediamo che bisogna essere immersi nella realtà quotidiana, e Piazzale Flaminio è uno dei molti luoghi romani che questo lo esprime bene, sia nei suoi lati positivi, la bellezza estetica del luogo, sia nei suoi lati problematici, che possono essere rappresentati, come dire, simbolicamente da questo trenino Roma-Viterbo che ci porta con facilità magari a Saxa Rubra se si deve fare un collegamento per il telegiornale, ma che ci fa vedere anche lo stato di degrado in cui versano delle indispensabili infrastrutture di trasporto della nostra città. Siamo contenti di poter finalmente entrare nel merito e ragionare di che cosa vogliamo fare per Roma. Nel farlo vorrei dare un po' per inteso quello su cui è difficile non essere d'accordo. Siamo tutti d'accordo che il degrado nel quale Roma versa deve essere superato, e siamo tutti, voglio vedere chi vorrebbe, strade messe peggio, trasporti pubblici messi peggio, è difficile. Quindi è chiaro che bisogna migliorare il servizio pubblico per la vita quotidiana, rendere questa città vivibile, soprattutto perché vuol dire avere attenzione ai soggetti più deboli, perché i soggetti forti non hanno bisogno di queste tutele. Chi ha i soldi può permettersi di acquistare tutto ciò che il servizio pubblico non offre, chiaramente patisce meno il degrado, e invece l'attenzione alla dimensione popolare della nostra città, che è la cosa che in assoluto ci interessa, significa rendere accessibili a tutti con decoro il servizio pubblico, i servizi di manutenzione igienica, che vuol dire la raccolta delle immondizie, la decenza là dove il territorio è degradato e ci sono lavori stradali da fare, e tutte queste cose di, vorremmo dire, ordinaria manutenzione. Quindi purtroppo il primo punto di qualsiasi programma non può che essere le grandi opere della quotidianità e di dare dignità ad una città, ma non può neanche essere l'ultimo. Non riteniamo cioè che si debba limitare il discorso su Roma a un sanare le gravi inefficienze o, per esempio, per quel che riguarda la gestione dell'amministrazione comunale, sanare la corruzione. Vorremmo tanto che questo tornasse ad essere ciò che è, e cioè un prerequisito dell'azione politica: l'onestà, la correttezza, la trasparenza, e anche, già che ci siamo, l'efficienza. Vogliamo concentrarci su quello che di Roma ha bisogno di più. Ha bisogno di ritornare ad alzare la testa, come abbiamo già detto in altri momenti, ha bisogno di uno scatto d'orgoglio, di ritrovare quella forza che le è naturale per essere quella città leader che è. Roma, non uso il congiuntivo non perché non lo conosco, ma perché in questo caso ci vuole l'indicativo, è una città leader. Allora, è una città leader a partire naturalmente dalle sue bellezze architettoniche, che non possono essere soltanto oggetto di vandalismo quando capita e oggetto di scarsa manutenzione quando non ce ne sono i soldi. Un piano serissimo di rilancio dei nostri beni culturali, trattandosi di Roma, non può che stare ai primi posti del programma. Dice: ma ti dimentichi delle case popolari? No, non mi dimentico delle case popolari, quelle fanno parte dell'emergenza, fanno parte cioè di quelle necessari interventi per riportare Roma dal degrado alla normalità. Su questo già l'abbiamo detto, così come è indispensabile un piano serio per affrontare tutta la questione relativa agli asili nido, all'assetto anche del servizio scolastico, nella misura in cui è competente competenza del comune, per le competenze del comune, cioè tutte le infrastrutture necessarie della quotidianità, già l'abbiamo detto. Ma appunto ci piace l'idea di guardare oltre la valorizzazione dei beni culturali. Un valore simbolo di questa città, che troppo spesso, diciamo, che tutti quanti noi abbiamo senz'altro nel cuore, ma che per qualche motivo non esplicitiamo, il fiume. Il fiume Tevere è un patrimonio immenso, totalmente inespresso in questo momento per la città di Roma. È del tutto inutile che noi parliamo di Roma come capitale capace di attrarre ricchezza e risorse dal turismo, quando identifichiamo il turismo con una specie di prostituzione a basso costo, che significa apertura di chioschi per lo street food, piuttosto che qualche volta apertura notturna dei musei. Il turismo è un'industria pesante,
ha bisogno cioè di infrastrutture solide, capaci di resistere nel tempo e richiede degli investimenti pesanti. Se vogliamo che Roma diventi attrattiva per i turisti, deve essere bella per viverci. E allora, se abbiamo una risorsa straordinaria come il fiume Tevere, dobbiamo renderlo bello. Dobbiamo ripulirlo, dobbiamo ripulire il Lungotevere, dobbiamo farne un luogo per lo sport, per l'aggregazione familiare, deve essere navigabile in una maniera decente. Deve essere cioè quella risorsa importante che un fiume così è in altre città del mondo, oltre che risanarne la funzione di diciamo arteria di trasporto nella misura in cui questo è possibile. Un esempio per tutti, che ovviamente è venuto in mente a tutti in questa stanza, che è la Senna, che cos'è per Parigi. Allora, non c'è un motivo al mondo per cui per noi dire Tevere voglia dire topi e non altro e problematiche annesse. Tevere vuol dire una arteria straordinaria di vitalità e di ricchezza della nostra città, oltre che un valore simbolico importante. Vogliamo poter parlare di litorale, vogliamo parlare cioè di un recupero di quell'altra grande ricchezza che Roma ha, che è il mare. Sappiamo tutti, purtroppo è addirittura commissariato il 10° municipio per motivi di infiltrazione mafiosa e problematiche gravissime legate alla legalità. Questo non significa prima di tutto che quello sia un municipio popolato di questi esseri, è un municipio aggredito dall'illegalità, ma è un municipio capace di esprimere straordinarie risorse economiche senz'altro e anche politiche nelle quali noi crediamo. La risorsa del litorale è per Roma una risorsa chiave, è una risorsa rispetto alla quale bisogna poter distinguere tra le piccole irregolarità e il grande abusivismo che lo prostra e che deve tornare ad essere un motore della vita di questa città. Ma accanto a quello, accanto alla parte litoranea, c'è tutto un entroterra importante, completamente dimenticato, che sempre appartiene al 10° municipio e che sta tra la parte balneare e il centro città, che tra l'altro conta 4 volte la popolazione che sta soltanto ad Ostia. Anche questo strabismo che ci porta a concentrare tutte le problematiche di quell'area sul territorio immediatamente litoraneo non è sano, perché ci impedisce di esprimere e valorizzare una risorsa altrimenti del tutto inespressa di Roma, che è quel 240.000 abitanti che stanno tra Ostia propriamente intesa e il resto della città. È soltanto un altro dei molti esempi che potrei fare. L'euro, vogliamo parlare dell'euro, anch'esso purtroppo segnato, mafia capitale, ci ha falcidiati da tutte le parti, anch'esso segnato da episodi scandalosi, oggi alla faticosa ricerca di una nuova, come dire, identità sperabilmente pulita. L'euro può essere, se venisse finalmente gestito in maniera seria, una risorsa importante per quella Roma moderna che tutti quanti abbiamo in mente. La Roma dei monumenti è importante per attrarre il turismo classico, se e solo se affiancata da opere infrastrutturali, ma la Roma moderna del turismo legato al business, a tutte queste a quella grande dimensione internazionale che Roma per un breve periodo sembrava anche poter aver avuto, questa è una partita che si gioca soprattutto all'euro. L'attrazione di questo tipo di presenze è possibile a Roma, anche perché Roma è e deve ritornare ad essere una grande città di riferimento dell'area del bacino del Mediterraneo. Ora ne parlo dal punto di vista economico, perché è il primo passo e vogliamo ad esempio che Roma torni ad essere attraente per le sedi delle grandi multinazionali. Questo significa concentrare qua di nuovo scambi e interessi positivi che portano ricchezza all'intero paese, ma queste sono nelle mani della città, perché il territorio lo governa la città ed sono le infrastrutture d'accoglienza e la promozione del territorio che fanno sì che alcune risorse si concentrino su qui e non altrove, e concentrandosi qui generino una massa critica che è capace di produrre benessere. Ma Roma è un punto di riferimento della regione mediterranea non soltanto dal punto di vista economico, ma ovviamente anche culturale, e questo già lo abbiamo in parte detto, per il grande patrimonio che custodisce e che dovrebbe meglio condividere col mondo, ma anche dal punto di vista politico-strategico. Roma ha un'antica vocazione, antica voglio dire di quasi un secolo, ad essere luogo di incontri internazionali di alto livello nei quali si compongono le tensioni internazionali. Allora non c'è un motivo al mondo perché noi dobbiamo accettare di essere soltanto il luogo dove si scaricano le tensioni internazionali. Ovviamente mi riferisco ai flussi migratori incontrollati, alle tensioni di questo bacino che qui, come in altre parti d'Italia, arrivano come una grandinata violenta. E non c'è motivo perché a questo invece non si risponda con una capacità di iniziativa seria che, mettendo Roma in relazione con le altre grandi capitali del Mediterraneo, e questo il sindaco lo può fare,
non si capisce perché Roma non voglia, non si sente in grado di riguadagnare questo ruolo strategico. Noi crediamo che questo ruolo strategico deve essere ripreso. Questi sono alcuni degli elementi sui quali noi vogliamo lavorare. Vogliamo che Roma riesprima e ritrovi, anche grazie a un insieme di interventi di base sulla vita quotidiana e più strategici, di visione più ampia, ritrovi quella capacità di essere plurale. Roma è da sempre in realtà una città plurale, una città di incontri, di culture, di civiltà, certo nelle epoche storiche in modi diversi, ma è sempre stata una città straordinariamente accogliente. Non è pensabile che questa accoglienza, ancora una volta, sia vissuta solo come patologia e debba essere fonte soltanto di disagi e di contrasti nel momento in cui ci sono le risorse per comporre le divergenze e soprattutto per accettare e condividere tutti un quadro di regole certe. Allora, tanto per sgombrare il campo con chiarezza da una domanda che certamente uscirebbe se non lo dico, ci sono problematiche di convivenza che sono sanabili da una scelta comune, diciamo ci mettiamo d'accordo che l'abusivismo non va bene a nessuno, si accettano le regole e poi ciascuno fa il commerciante dentro il suo negozio, lo fa da ambulante con la licenza e tutti contenti indipendentemente dall'etnia o dalla nazionalità. Ci sono altri modelli di convivenza che non sono sanabili, non è accettabile l'esistenza di campi rom che sono delle sacche di illegalità oltre che di, come dire, di condizioni di vita incompatibili con la dignità umana, e questo non è, su questo non si media, questo si rimuove e si sostituisce con un modello di vita normale, occidentale, che è quello che si pratica in questa parte del mondo, cioè ci si trova una casa, ci si trova un lavoro e si convive a quel punto pacificamente con tutti. Cioè, data una cornice di regole certe, Roma vuole, non vuole esprimere questa sua identità fatta di tante identità, non ha certo l'imbarazzo. E questo punto, permettetemi di fermarmi un secondo su questo aspetto, è un elemento importante proprio per la Lega, perché la Lega, che è nata, è cresciuta e si è sviluppata come forza politica nazionale, ma soprattutto ancorata nelle regioni del nord, e non è un mistero per nessuno, io sono di Milano e tra l'altro ho vissuto la mia prima stagione politica proprio nella Lega là, è da sempre una forza politica che rivendica la forza dirompente delle identità, ha sempre usato questa parola al plurale. È chiaro che ha dovuto porre, e lo ha fatto per 25 anni perché non c'era nessuno che lo faceva, se no, ha dovuto porre con forza la questione dell'identità settentrionale, perché in una Italia dove si è ragionato a lungo dell'identità meridionale, il tema delle identità delle regioni del nord meritava di essere posto alla luce dei riflettori. Lo è stato, i risultati si sono visti, grandi prove di eccezionale, ottima amministrazione locale là dove la Lega ha governato, responsabilità di governo. Adesso fa una scelta importante, e con questo davvero concludo, importante di puntare su su uno scenario nuovo, non nuovo in assoluto perché la Lega è presente a Roma, ma di farlo con una forza, una determinazione nuova, con molta grinta, cogliendo l'importante occasione dell'elezione del sindaco di Roma, sceglie di esprimere questa sua vocazione al, come dire, dare corpo alle identità territoriali interpretando una identità romana. Esiste una identità politica che ha dignità di essere espressa secondo questo punto di vista. La Lega quindi da oggi si presenta senza dover fare più sconti nemmeno alla geografia, perché insomma non è più soltanto una presenza una presenza che di passaggio o in occasione delle elezioni politiche nazionali. Da oggi l'impegno sulla piazza romana è un punto fermo rispetto al quale non si recede. Questa sede che apre oggi non chiude più, quindi ci farà piacere che diventi per tutti i romani un luogo di consuetudine nel quale passare e esprimere la loro proposta, fare le loro domande, dare soprattutto il loro contributo per rendere migliore questa nostra città.